chiamato presidente. Dobbiamo chiamarla presidente? Presidente, perché c'è stato un passaggio e sono l'amministratore della IDC. E adesso niente, adesso ci dobbiamo mettere al lavoro al più presto, devo incontrare Izzo per vedere un attimino e valutare insieme a lui, visto che è al 50% della IDC, valutare insieme a lui le strategie da operare in più fretta possibile. C'è una prima scadenza da rispettare, quindi si lavora per quello o già si è lavorato per quello e niente. Il nostro nodo da sciogliere era quello del diritto di ricompra, cioè Izzo non era d'accordo con questo diritto di ricompra inizialmente fissato a 2 milioni e 3 più il valore della rosa al momento del riacquisto da parte di Cesare tra un anno. Ci spiega un attimo questo nodo? Ma io vorrei spiegarlo, diciamo, in una conferenza quando c'è stato pure Izzo. Non è... Il discorso è che noi abbiamo trovato delle clausole che già c'erano in precedenza e non abbiamo fatto altro che rispettarle, ma perché si possono tranquillamente rispettare senza alcun timore o paura che il nostro non sia un progetto a lunga durata. La IDC l'ha preso al 100%? L'ha presa al 100% l'Avellino. Ci sono altri due soci, si parlava di altri due soci, se ci può spiegare un po' le quote? Ci sono altri soci, ecco perché dobbiamo incontrarci con Izzo, perché bisogna distribuire queste quote e fare in modo che queste persone possano finalmente entrare a far parte di una struttura, secondo me, già programmata per il lavoro che deve fare. L'Innovation Football, che potrebbe essere socio, sponsor? Io aspetterei... Ha detto che ce li dava i nomi. Ha detto che vorrei parlare prima con Izzo. Bisogna capire se Izzo poi è d'accordo o meno all'ingresso di questi soci? Anche questo, perché io l'ho portato avanti la trattativa, diciamo, nel periodo che lui è stato impegnato pure lavorativamente parlando, quindi voglio parlare prima con lui. Per quanto riguarda il lato tecnico, arriverà qualcuno insieme a lei, si è parlato di Minadeo, potrebbe essere un profilo che potrebbe arrivare all'Avellino, e poi sulla questione, anche perché se lo chiedono i tifosi, di Somma, Capuano resterebbero al loro posto, insomma Circelli pensa a qualche altra soluzione? Io Minadeo, ho lavorato con Minadeo un anno a Campobasso, quindi persona... competente, però voglio dire non abbiamo mai parlato del progetto Avellino, come dobbiamo sempre incontrarci con tutto l'entourage per parlare delle persone che possono far bene al progetto Avellino, che noi abbiamo in mente. Certamente non conosco Di Somma, non conosco il mister, non conosco lo staff, quindi dobbiamo prima entrare e poi valutiamo. L'ho detto già un'altra volta, penso a Radio Punto Nuovo, non è che arriviamo e mandiamo via le persone, perché non vogliamo conoscerle e capire se fanno al progetto, insomma. Sicuramente stanno facendo bene quello che hanno fatto, lo stanno facendo bene. Senti, due cose: che percentuale ci può dare della permanenza in questo caso di Izzo nel progetto, e soprattutto, perché questo immagino stia molto a cuore ai tifosi, la progettualità, le ambizioni, con quale passo si comincia questa nuova avventura? Allora, Izzo io mi auguro al 100% che resti, però dobbiamo parlarne, deve deciderlo lui. Per quanto riguarda le ambizioni, chiunque acquista un club, l'ambizione è quella di vincere, però voglio dire, nemmeno bisogna illudere la piazza, è normale che quest'anno è un buon risultato se si arriva ai playoff, secondo me, è un ottimo risultato. E poi si lavora, ma perciò dico che è stato fatto un buon lavoro da chi c'è, perché non è che stiamo lontani, non è che dovevamo arrivare noi per portare la squadra ai playoff, quindi già è un buon risultato. Comunque, al di là di quello, per quest'anno la salvezza va bene, poi bisogna lavorare per poter iniziare a vincere, perché la piazza di Avellino sicuramente merita qualcosa in più visto il passato che ha avuto. Due domande: la prima, se Izzo dovesse rimanere, se lui sarà il presidente, come saranno distribuiti i ruoli, perché se rimane Izzo rimane anche Martone. Seconda domanda: sapete di avere una grandissima responsabilità dopo un anno e mezzo di enormi tormenti da Taccone a De Cesare, e quindi la piazza è stanca, è sfinita, vuole un po' di serenità e di solidità? Allora, per quanto riguarda la responsabilità su questa piazza, lo sappiamo, non pensiamo di essere degli avventurieri. E per quanto riguarda invece Izzo,
penso che se rientri Izzo rientri pure Martone, questo bisogna chiederlo a loro. Non, se vuole fare il presidente, o meglio, io lo propongo come presidente se rientra, perché è giusto così. Eravamo partiti in questo modo, è giusto che si ritorni allo stesso modo. Non credo. Non credo, perché io ho preso degli impegni con altre persone, quindi non possiamo andare solo noi due. Presidente, invece per quanto riguarda, lei ha toccato poco fa l'argomento degli stipendi, che è un argomento che ci sta particolarmente a cuore perché la scadenza è vicinissima. Ha detto che si è già lavorato da questo punto di vista, se può rassicurare anche i tifosi che tutto andrà per il meglio. E poi a tambur battente poi arriva gennaio, il mercato, bisognerà investire anche lì. Allora, oggi mi sento di rassicurarlo, perché sennò altrimenti non stavamo qua. E per quanto riguarda il mercato, ripeto, dobbiamo entrare nella struttura e capire come muoverci, ma sicuramente se vogliamo stare più tranquilli qualcosa va fatto, insomma. Poi, ripeto, non aspetta a me parlare del lato tecnico, altrimenti faremo tutto, presidente, allenatore, direttore, e non è così. Presidente, insomma, Izzo, vi vedrete con Izzo domani, appunto per definire alcune cose, ma se non dovesse essere, non è adesso per fare, insomma, se non dovesse essere d'accordo, insomma, con l'inserimento di questi altri due soci, che succede? Lui dovrà sostituire i due soci. Cioè, non è... era lui sostituire i due soci. Cioè, diciamo, lei senza timore dice io da solo con Izzo. Ecco, perché sennò diventa difficile andare. Però dovrà sostituire l'impegno dei soci. Degli altri due. Non è. Presidente, la tempistica adesso cosa fa Nicola Circelli? Si va, viene già ad Avellino, va a incontrare qualcuno nei prossimi giorni? Come funziona? Penso che in serata dovremmo incontrarci con Izzo. E poi in serata si inizierà a lavorare su Avellino. Vorrei comunque approfittarne per ringraziare i professionisti, per ringraziare il dottor Gianni De Vito, l'avvocato Chiacchio, persone vicine a noi e amiche, e vorrei ringraziare Scalella e Baldassarre, che hanno fatto di tutto nei loro poteri per poter cercare di affidare l'Avellino comunque a qualcuno. Poi sarete voi a giudicare se bene o male, ma con il lavoro che uno fa, insomma. Avete capito perché c'erano tutte queste resistenze da parte di Mauriello e di De Cesare nel dimettersi, no? Alla fine lunedì mattina hanno detto che non si dimettevano, martedì si sono dimessi. Izzo ha un po' perso la pazienza, forse lei ha tenuto un po' più la calma, vi siete fatto un'idea? Non l'ho capito, ma nemmeno mi interessava, perché nel momento in cui entra una nuova proprietà in automatico si ricompone il tutto. Sì, si ricompone il tutto e quindi si rifanno un attimino, si rifà l'assemblea, insomma. Non è... sarà la prima per Nicola Circelli adesso in tribuna contro la Sicula Leonzo? La prima da presidente. Dobbiamo vincere, la prima dobbiamo vincere, se no qua già partiamo male. Cioè, non è... mi ricordo che volevo ringraziare pure l'avvocato Petrillo, che ha fatto tantissimo per questa cosa. E anche Filippo Polcino, insomma, tutti i suoi. Filippo Polcino è stato, potrei dire, alla regia, perché una persona, un amico, abbiamo già lavorato insieme a Campobasso, e è una persona che non si arrende facilmente e che è riuscita a darmi una grossa mano. Siamo sicuri che ce ne andiamo senza sapere i nomi dei soci? Stiamo dicendo insistiamo. Siete sicuri? Siamo sicuri.